Ciao ragazzi e bentornati al secondo appuntamento con il gameplay di Formula 1 22. Stiamo facendo la carriera, quindi adesso clicchiamo continua carriera pilota. E nel secondo appuntamento abbiamo il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Vediamo se riusciamo ad apportare delle migliorie alla macchina, perché come abbiamo visto nell'ultimo appuntamento la macchina non ha grip, soprattutto in accelerazione. E per andare avanti bisogna per forza fare dei progressi, altrimenti la vedo veramente dura. L'ultima volta abbiamo fatto ottavi prendendo 4 punti. Speriamo di fare meglio qui, ma la pista è molto tecnica, quindi bisogna vedere. Allora, facciamo avanzare il tempo. Nel frattempo dovrei vedere di riuscire a fare dei progressi a livello aerodinamico. Quindi flap ala secondaria, 6 aprile, 29 marzo. Beh, alla fine è la stessa cosa, perché il Gran Premio dell'Australia è l'8 di aprile. Quindi direi assolutamente di fare questo. Telaio, idem con patate. Quindi comunque per questo Gran Premio non possiamo avere migliorie nella macchina, quindi avremo gli stessi identici problemi del Bahrain. Io direi di fare un po' tutto, tanto i crediti ne abbiamo ancora, sì. Al cambio. Qui mi porta un confronto strano, vedo che addirittura Haas, Ferrari e Alfa Romeo sono in fondo alla classifica col cambio. Quindi effettivamente c'è qualcosa che non va nella macchina. Allora, società, vedo che c'è una notifica. Sti cazzi. Io direi di andare avanti al Gran Premio dell'Arabia Saudita. Pirelli Hot Lap sarebbe? Cos'è sta roba? Aston Martin. E direi proviamoci, giusto per, sperando non ci faccia perdere tanto tempo. Questa è una delle particolarità di questo gioco di quest'anno, l'inserimento di queste supercar. Ha senso? Boh, diciamo. Allora, obiettivo sfida, 157,72 km orari. Vai! Questa è la mia prima volta con questa macchina. Oddio, io sta pista non la ricordo. Ah! Oddio, si guida stranissima. Va rifatta assolutamente. Oddio, ma non gira. Dobbiamo rifarla, ragazzi. Assolutamente. Bronzo! No, no, no. Non ci sto, non ci sto. Ah, ma la fa rifare automaticamente, perfetto. Si vede che non è accettato il fallimento in questa sfida. Peggio di prima! Fantastico. Ah, ho 3 tentativi! Oddio, ragazzi, questo non lo sapevo. Male. Ci provo. Sono la terza quasi. No, sono la terza più della macchina di Formula 1 che sto usando. Più dell'Alfa. Peccato, per pochissimo. Vabbè. Argento, dai. Per essere la prima volta ci accontentiamo. Beh, è sfiziosa questa sfida, dai, devo dire. Ripeto, ha senso? No, però avanziamo. Quindi abbiamo preso 500 di fama. Non so a cosa serve, ma va bene. C'è da dire che qui si aggiunge un'altra piccola difficoltà, chiamiamola piccola. Non è piccola, è il fatto che io questa pista non la conosco. Non ci ho mai giocato. Quindi mi sa che qua forse la prova libera la faccio, la prima almeno. Questi cazzo di caricamenti! Sono odiosi, ragazzi, non ci posso fare niente. Li odio, li odio, li odio, li odio, li odio. Comunque, se sono i caricamenti questi qui, proprio per il caricamento appunto dei file, va bene. Ma quando ci sono quelle animazioni, inutili. Prevedo disastri, ragazzi, perché veramente la pista io non l'ho mai provata, mai. Che devo fare qua? Attiva il DRS. Pronti a fare schifo. Oddio, ma qual è sta pista? Ma qui è dove Verstappen ha frenato in faccia ad Hamilton. Sì, qua è dove Verstappen si è schiantato
in quel giro super che stava facendo nel 2021. Ok, allora un minimo la ricordo. Qui mi sembra c'è un sinistra-destra. Il problema sarà capire dove frenare. Oddio, perfetto. Qui invece l'ho cannata. Punto di frenata lì l'ho azzeccato a culo proprio. Questa è la sezione che abbiamo fatto prima con la McLaren, se non sbaglio. No, ha un po' di aderenza in più l'Alfa Romeo, dai. C'è da dire! Sembra Monaco più veloce. No, il tempo sarà altissimo. In Bahrain la pista la conoscevo perché comunque ormai è da anni e anni che viene utilizzata dai piloti e anche nei giochi, ma qui veramente la vedo male. Lì rischio sempre troppo, secondo me. Ho tolto altri 7 decimi, ma siamo lontanissimi. Siamo lentissimi. Non capisco che succede. Vabbè, torniamo al garage. Io direi di andare alle qualifiche a questo punto. Per forza. Beh, abbiamo fatto ultimi, suppongo. Traguardo. Bottas ha fatto tredicesimo e noi c'è Goatifi ultimo. 1.35, 1.33, 6. Ne avevamo le hard. Ah ragazzi, però attenzione, no, non ne avevo le soft. Non erano le rosse. Se abbiamo fatto il tempo con le hard non è nemmeno male, secondo me. Però se non sbaglio erano le rosse. Non so se mi sono drogato o altro. Minchia, zero! Il gioco ci ricorda sempre che siamo molto forti. Grazie, gioco. Ah, siamo nella notte, nightlife. Ora abbiamo le soft. Inizia il giro per Mr. Crash. Forza! Ho voluto fare una cosa leggermente diversa, vediamo se pagherà. Sono primo, infatti. Sei andato molto prima. Ho fatto un errore, cavolo. Limite, quasi preso track limits. Oddio, sono primo! Ma di che stiamo parlando? No, 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 no. Non perderlo. Non ci credo. Ah, ecco. Era durato troppo. Ah! Ho toccato? Rotto? No. È stata una toccatina, dai. Quarti, cavolo. Ma sto al limite, sto proprio al limite. Qui perdiamo un casino, ma non ho fatto niente di strano. Testi, vabbè. Settimi. Questo sto accelerando al massimo. Sono stato al massimo. Oh, settimi, ragazzi. Personalmente sono felicissimo. Poi c'è da dire che il primo settore abbiamo fatto fucsia. Eravamo i più veloci. Ero molto al limite, quasi preso track limits. Cioè per un millimetro. Oh, 4 decimi a Bottas. 4 decimi. Comunque probabilmente allora nelle prove libere erano davvero le hard. Perché il livello di aderenza che ho avuto in qualifica non c'era prima. Bravo Crash, bravo! E adesso si parte con il secondo Gran Premio della stagione 2022. Siamo pronti? No, ma lo facciamo. Che bella ambientazione, molto molto bella. Oddio, questo meno. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Facile a dirsi. Strategia, gialle e bianche, ma sei matto. Dai, let's go! Gran premio dell'Arabia esaurita. Spengono i semafori. Mr. Crash perde 300 posizioni come al solito. Oh, che cacchio fai?
No, 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 dai, oh. Ma come avvertimento? È stato lui. Stavo accelerando di prima, io sono pazzo. O sono lenti davanti, Cioè lenti. Ma come fredde. Per un attimo ho detto, mo la li sorpasso, dove? La macchina non gira, ora adesso. È iniziato il calvario, 13 giri. È un trenino davanti, guarda, sono perfettamente uguali tutti. Come fai a vincere contro sta gente? Non puoi. Ah, pure. Sta curva arrivo sempre larghissima, non è possibile, la macchina non gira. Oh, ma per... Oddio, ma perché perdiamo così tanto di velocità? Ah, non c'è DRS. Io ho sempre il terrore che il motore ci abbandoni, perché quest'anno motore Ferrari... ragazzi, dove andate? La macchina è molto diversa nel comportamento rispetto alle qualifiche, non è così prestazionale. Un po' lunghi qui. Una terza. Russell e Perez si danno le, come si suol dire, mazzarage guard. Io mi dimentico di frenare. Perez passa Russell in un modo incredibile. Ma dove l'ha passato? L'ho fatta in giubbamba quella curva. Famosa ridente cittadina della Campania orientale. Sta curva sarà nei miei incubi per i prossimi giorni. C'è da dire che se restiamo nel DRS forse un minimo di possibilità ce l'abbiamo, ma se no non è finita, ragazzi. L'ho appena perso. Ormai con Norris abbiamo preso l'abbonamento con le battaglie. Andiamo la scia a Norris in modo che magari... Come fa Hamilton a sorpassare Norris che ha la mia scia? Ah, ecco. Questa è strategia, ragazzi. Sì, sì, passami all'esterno, vai, provaci. Sempre al limite in quella curva, sempre al limite. Secondo e 24 millesimi. Comunque sto motore Ferrari io non è che lo sento più di tanto, Loro sono velocissimi in quel tratto, io devo alzare il piede. Avranno anche il DRS oltre alla scia. Incredibilmente il primo tratto dove eravamo in difficoltà in qualifica adesso ci sta aiutando. Devo fare i miracoli per tenerla in pista. Vi ricordate quando nella prima gara dicevo che stavo sudando? Era avvenuto negli ultimi giri? Sto sudando al quarto giro. Quanto ci ha ripreso Hamilton nel rettilineo? Oddio! Ma come lo fai a tenere dietro? È impossibile. Dio santo. La battaglia con Norris era buona prima, adesso Hamilton... Le gialle soffriremo ancora di più, questo è il problema. Ma noi non demordiamo. Dobbiamo difenderla sta posizione, cazzo. La macchina non mantiene più un cazzo. Come sono buone? Sto appena dicendo che non mantengono. 4 decimi, ciao. Oh mio Dio, sta curva. Puoi passare, dai, fallo per l'amor di Dio. Madonna, sto stringendo le chiappe fortissimo. No, all'interno no. Almeno questo, lasciamelo. Madonna, come siamo usciti, cazzuti.
Ad andare ai box. Come funziona qua? Non sono mai entrato ai box finora. Non sapevo nemmeno l'entrata come fosse. Speriamo vada tutto bene. Oh! Oh! No! No! Abbiamo effettuato tutte le sue. Ma vaffanculo! Quella era l'ultima. Oh, ce l'ho passato tutti, tutti! No, vabbè. Questo non è giusto, ragazzi, però. Cioè, non avevo mai stretto le chiappe così forte per tenerli dietro. Mai. Mi ho perso 3 posizioni, ragazzi. Ma perché poi? Non è giusto, veramente non è giusto. È bruttissima sta cosa che è successa. Abbiamo imparato dalla Ferrari a fare i pit stop. Ho le strategie. Siamo anche fuori di RS. Ma no, ce l'abbiamo, vabbè. Magra consolazione. Che peccato, ragazzi. Vorrei piangere in questo momento. Stiamo facendo un capolavoro. Mai arrendersi, mai arrendersi. Vai Gasly, passaci all'esterno anche tu, dai. Siamo dietro a Bottas. Io voglio piangere, siamo fuori dai punti. Come soffrire, come soffrire, ecco qua. Bottas è lentissima, le gomme fredde. Pure Alonso, Alonso che ha fatto 7° se non sbaglio. In Bahrain. Diciamo che quella curva la sfrutto abbastanza, Ci lascio sempre mezzo cerchione. E Alonso si rifà sotto. Speriamo che questa battaglia ci possa aiutare in qualche modo, ma ne dubito. La scia ce l'abbiamo. DRS pure. O almeno Bottas resta un po' lontano. Per no, era neanche un pezzo. Ricciardo pure lento però. McLaren sono un po' più lento su questa pista rispetto al Bahrain. Siamo usciti abbastanza bene lì, Sorpassone in arrivo per Ricciardo. Eravamo davanti ad Hamilton, ragazzi. Comunque Hamilton è nono. Ma sono entrati tutti ai box. A me sembra strano siamo finiti così in basso. L'unica cosa positiva è che col passare dei giri acquisisco un po' di padronanza in più, ma beh, come se servisse a qualcosa. Hamilton lungo lì, Attenzione, rettilineo principale, Mr. Crash prende la scia, DRS aperto. Ma a rischio dell'interno, Mr. Crash si infila nella destra per diventare interno adesso. Latifi è sesto! Cosa? Ecco perché Hamilton sta perdendo così tanto. Hamilton ha perso tanto. No, no! Sì! Sì! Splendido, bella mossa! Oddio, mi stai saltando! Vai, non ci credo! Abbiamo una mini possibilità! Già essere qui dopo quel pit stop disastroso è un miracolo! Hamilton ha anche il DRS, io no! Cazzarola! Vai, vai, all'esterno, vai! Testa di minchia! Accodati Lewis, non c'è trippa per gatti. Latifi, dammi il DRS, grazie, sei fantastico. E grazie al Latifi ci possiamo difendere leggermente. Spero che Norris attacchi Hamilton. Ragazzi, siamo di nuovo in corsa, in un modo o nell'altro. Questa curva devo sfruttarla in ogni millimetro. Apro questo.
L'ultimo tratto soffriremo per gli ultimi giri, tutti gli ultimi giri. Qui c'è il DRS, ma ho visto che non ti attaccano. Qui è finita. Abbiamo carburante sufficiente per altri. Mi metto proprio qui sotto. Oppure la scia si prende. No, all'interno no, non te lo do manco se mi paghi. Mi ha toccato. Ma sei un coglione. Io te ce mando, Te ce mando a quel paese. Dai, Lewis, cosa c'è? Hai paura di un Alfa Romeo, piccolo Lewis? Passami pure, sei così veloce. 7 titoli mondiali e poi ti caghi sotto. Dai, addrizza sta macchina, cazzo. Mi sono portato via un pezzo di sponsor della Rolex. Siamo punti a capo, come giro scorso. È ancora più vicino a sto stronzo. Dai macchina, non mi abbandonare adesso però. Secondo te io ti lascio il sesto posto così. Ma tu non stai bene, caro mio. Tu finirai settimo. Oddio, bandiera gialla. Leclerc. Oddio, ma allora è simulativo questo gioco. Lo stavo perdendo. Donna Hamilton, che è incollato. Ok, il distacco è 10,0 secondi. Ma dai! Da Russell, ma c'è un cazzo. Lui ha capito ciò che sto facendo. Io penso di no. Addirittura di secondo sono sceso, vedete? Guardate quanto sto in crisi. Qui ho attaccato, ragazzi. Qua sarà dura. Sei all'ultimo giro. Nell'interno non te lo do, manco se mi paghi. Allora sono anche chiaro. Di passare all'esterno come ho fatto io prima. Ti rallento tantissimo. Non hai sorpassato la Tifu, vuoi sorpassare me. Ma stai male. Dai, ma che devo fare per mantenerla in pista? Pregare la Madonna? Guardate qui, ragazzi. Io sto guidando una saponetta. Ma Luis, ma dove vuoi passare qua? Che è pericolosissimo. Dai. Passami dove puoi, ovvero da nessuna parte, amico mio. I miei tempi sono alzati di tantissimo. L'interno non lo puoi avere, non ci provare. Che cavolo fa? Ti affianca pure rallenta, no? Stai male? Ragazzi, si va a prendere un meritatissimo quinto posto con il ritiro di Charles Leclerc. Ed Hamilton muto. Passato adesso, coglionazzo. Madonna, sa, pilota del giorno Kevin Magnussen, ma che cazzo di droga vi fumate? Per cambiare ha vinto Verstappen. Dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Ha vinto Perez, attenzione. Probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante. Sì, la gestione delle gomme è stata determinante. Che gara, ragazzi. Il vincitore di oggi, una Red Bull sempre più... Che gara, ragazzi. Giuro, dopo il pit stop volevo piangere. Le distanze. Bottas ha fatto undicesimo. Miglior giro 1:34.0. Oggi dico, Kevin Magnussen ha dimostrato tutto il suo talento. Ma Magnussen che ha fatto? Ha recuperato 3 posizioni dalla dodicesima. Quando era il momento. Oggi la scuderia è simulativo il gioco, Leclerc si è ritirato. Risalito la classifica. Basta. Un weekend fantastico, sì, per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Fine. Così. Ragazzi, se in Bahrain ho sudato, qui ho sudato e mezzo.
voi non potete capire, non potete capire. Però sono felicissimo, cioè ragazzi, il pit stop è stato un disastro, ci ha salvato Guatifi. E niente ragazzi, l'appuntamento quindi è per il terzo round, che ovviamente non ricordo dove sia, mi sembra Miami se non sbaglio. Iscrivetevi al canale per stare aggiornati su tutti i nuovi gameplay, tutorial, eccetera, tutto ciò che mi passa per il K. Attivate anche la campanella in modo che vi arrivino le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!